Per la prima volta in assoluto, il marchio presenta il suo primo camper van firmato Detlefs. Negli ultimi 17 anni, nella sede di Isny, sono stati ideati, sviluppati e realizzati oltre 55.000 urban vehicles e camper van. Ora è giunto di avere un camper van tutto proprio, perché oggi Detlefs riscrive la storia. Eh sì, proprio colui che nel 1931 decise di scrivere ancora la storia, ma nel mondo caravan, nel 2022 Detlefs si ripresenta ancora una volta pronto per fare un ulteriore salto, quello degli urban vehicle e dei camper van. Signori, benvenuti a tutti, io sono Luca del Centro Caravan Sbarazzi, lui è la novità più esclusiva dell'anno di tutto il settore camper van. Detlefs, per la prima storia, colui che costruisce puzzle, si presenta con un marchio unico, prestigioso e davvero esclusivi. Ancora benvenuti a tutti con il re dei camper van firmato Detlefs, Globetrail 600. Partiamo! Detlefs compie 90 anni e come fare un qualcosa di unico, di davvero esclusivo, se non presentarsi oggi con un camper van? Ma non farlo in maniera banale è quello che più Detlefs ci teneva, cioè presentarsi con un prodotto che potrebbe davvero dividere il mercato in due, perché l'esperienza di Detlefs ultra decennale, come vi spiegavo nella intro, oltre 55.000 veicoli costruiti per altri brand, era davvero rischioso potersi presentare appunto sul mercato in questa maniera. Ha deciso di farlo con appunto i suoi 90 anni, quindi con un pacchetto esclusivo per i 90 anni Detlefs, con un pacchetto accessori all'interno del veicolo davvero ricco. Abbiamo già un cerchio da 16 in lega, tra l'altro la versione nera davvero molto aggressiva, serbatoio da 90 litri, il paraurti che sia nella versione bianca che nelle versioni colorate. In questo caso presentiamo un Lanzarote appunto con fari diurni anche a LED, skin plain nero, griglia nera con logo Fiat avanti. Era sì il modo più azzeccato per farlo, ma anche internamente una piantina leggermente diversa da tutte le altre. Insomma, sul 600 si sa, gli spazi, i volumi sono questi, ma appunto un bagno totalmente diverso, la dimensione dei letti, che come sempre poi vi allegherò tutto nelle descrizioni qui sotto, e mentre gira appunto il video vi ricordo poi di andare sempre a leggere con attenzione le dimensioni, perché vi stupiranno. Ma prima di iniziare, come sempre mi raccomando, vi controllo per chi ancora non è iscritto, l'iscrizione guardate qui, eccola, vista? Dai, iscrivetevi, che per noi è davvero importante, un bel pollice in su. Invece, se il video non vi è piaciuto, no, se il video vi è piaciuto, sì, giusto, se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, dai, un pollice in su, perché anche quello per noi è davvero fondamentale. Torniamo al protagonista della giornata di questa recensione, Globetrail 600. Intanto una considerazione: Detlefs per questa stagione non ha il tetto a pop-up, quindi tutti i veicoli che noi andremo a vedere, tutti i veicoli della gamma, che al momento sono due, il 600 e il 640, con la promessa poi questa gamma di sempre più aumentarla e sempre più renderla particolare, quindi automaticamente tutto questo è una promessa di Detlefs. Ma
sulle promesse Detlefs, noi ci fidiamo, un marchio che conosciamo da oltre 20 anni e che lo rappresentiamo davvero in maniera esclusivissima. Partiamo però prima dal nostro giretto estetico. Detlefs si sposa veramente bene anche con grafica bianca, perché i colori suoi istituzionali sono appunto il rosso, il bianco, il nero, insomma colori dove, vi faccio vedere appunto una alpa, veramente lo rendono ancora più aggressivo. In realtà esteticamente, come vi spiegavo, se non per una particolarità del garage, rimane molto simile: il cerchio in lega, il tendalino che appunto esce già di serie nella versione novantesimo, finestre a filo, quindi abbiamo le finestre incorniciate Sites S7, ed ecco la particolarità che vi spiegavo poc'anzi, che è quella appunto di avere un divisorio all'interno del garage dove è possibile anche aprirlo, ovviamente per andare a inserire delle cose che noi vogliamo andare a parzializzare. Quindi è possibile davvero avere un garage molto più personalizzato rispetto a tutti gli altri. Serbatoio invece dell'acqua lo andiamo a ritrovare, come canonicamente si trova un po' ovunque, sulla parte destra del veicolo, dove sopra viene inserita la classica finestra. La bocchetta, questa la ricordiamo anche nel recensione di Posle, invece abbiamo le classiche due bombole da 10 kg. Detlefs per questa stagione non ha il riscaldamento a gasolio, la truma diesel e o il Webasto, ma è possibile inserire appunto il Webasto stesso in aftermarket. Così potete avere due riscaldamenti e non uno, cioè sia la combi gas 4000, la 4 kW, o in alternativa anche appunto il Webasto. Tutte le finestre posteriori sono apribili, tutte dotate di oscurante e zanzariera. Appunto la particolarità, se trovo qualche foto poi ve la leggo, è quella di avere questa parzializzazione del garage, che la trovo davvero molto interessante, come poi in realtà è anche molto interessante il fatto che sotto il letto dove noi dormiamo possiamo anche esso suddividerlo. Come vedete ci sono delle cerniere, quindi è possibile alzare il letto per avere la portata del garage molto importante, a fattore di volume, litri appunto, ma anche proprio di dimensione. Il garage è riscaldato, in più per le bici elettriche è compresa anche la presa della 220. Chiudiamo il nostro van, ritorniamo nella parte interna. Non ha un'esclusiva di mobili, Detlefs ha deciso che per questa stagione questo è il mobile. Detlefs, famiglia Erwin Immer Group, la produzione di Detlefs si attesta oltre 16.000 veicoli all'anno, quindi stiamo parlando davvero di un brand praticamente unico. In Germania è un top dealer, top seller di vendite su tutte le gamme presenti. Letto posteriore, quindi abbiamo appunto la comodità di avere un grandissimo letto, che come sempre poi vi allego le dimensioni. Tante cose che adesso andremo a vedere le abbiamo già viste per chi segue appunto il canale in passato con Posle, tipo appunto il sistema di binario elettrificato all'interno del veicolo, quindi è possibile far passare questo binario di luce dove noi vogliamo, per scegliere dove appunto ritrovare la postazione dell'illuminazione. All'interno di questo binario che è elettrificato, sempre della Dometic, come sono della Dometic anche le luci, è possibile inserire delle prese USB 1/2/3, insomma quante se ne vogliono, appunto senza dover andare a fare dei buchi, senza dover fare dei passaggi strani, semplicemente inserendo questa presa che ha la stessa identica dimensione del pezzo sopra che vi sto indicando della luce, dove però sono presenti due prese USB. Giro pensili, quindi abbiamo tutto un giro pensili nella parte posteriore, molto bello è appunto il design del mobile, la livrea è davvero molto interessante di questo veicolo. Come sempre all'interno troviamo un sistema ABS di costruzione dove è vuoto per far sì che l'aria possa sempre girare all'interno della parete stessa, niente attaccato con niente, quindi abbiamo tutto un sistema di costruzione che è ormai il più assodato. Una particolarità che quando si va a chiudere il mobile, in questo momento non l'ha fatto, comunque è servo assistito nella parte anteriore, quindi della cucina, andando poi a
chiudere, in più è possibile anche qui andare a chiudere totalmente la zona, appunto per far sì che durante la marcia non si apra nulla. Molto bello invece è il giro pensili 40x40 e l'oblò superiore con zanzariera oscurante, quindi possiamo andare a chiudere tutte le parti che noi vogliamo e andare anche in alternativa poi a illuminare tutta la parte posteriore come ho fatto adesso in questo caso sulla zona della cucina. Ovviamente poi anche qui ritroviamo le classiche prese della 220, molto bello, molto di design, molto elegante, un veicolo che davvero si presenta sul mercato italiano in maniera decisa, in maniera forte. Personalmente reputo molto più interessante il prodotto 600 5,99 m che il prodotto 6,40 perché non presenta il letto sali e scendi che personalmente sul 6,40 è una formula davvero vincente. Mi sarei presentato probabilmente nel mercato italiano con un'idea più particolare sul 640, trovo invece super azzeccata l'idea del 600, ma perché le sue dimensioni appunto sia della cucina sia dei letti sia del bagno lo rendono davvero particolare. Passiamo subito alla mia destra, intanto finisco dicendo che questo segmento è possibile ovviamente toglierlo perché se ci serve lo spazio interno, o possiamo anche alzare tutti i letti. 19 cm è il materasso, viene prodotto in Svizzera, anallergico, viene studiato per le parti del corpo per garantirvi sogni indimenticabili. Bagno. Il bagno si sviluppa totalmente diverso dagli altri bagni in quanto non ha il bagno in larghezza ma in lunghezza. Il bagno è molto più lungo che largo, quindi ovviamente andiamo a sfruttare un perimetro di bagno che non è niente male. Finestra in bagno che nasce di serie, come ovviamente ci deve essere personalmente, è possibile aprirla ed è già compreso Remis sia la zanzariera che l'oscurante, quindi è possibile anche qui decidere come parzializzare tutte le parti dell'oscurante stesso. La doccia è possibile anch'essa estrarla per poterla portare fuori e magari farvi una splendida doccia esterna per non utilizzare la parte interna del veicolo. Quindi con una calamita che si compra praticamente ovunque a un costo veramente molto basso è possibile applicarla alla lamiera del veicolo esterno e farvi una splendida doccia, davvero meraviglioso. Queste sono le piccole cose, perché veramente la presa USB, la doccia esterna sono piccoli dettagli che però secondo me poi rendono grandi le nostre vacanze, i nostri momenti di relax. Bando alle ciance, proviamo il bagno. Mi sono portato il mio affidato amico tappetino, se no poi mi sgridate che sporco il veicolo, quindi sempre super attenzione e cura. Allora, il bagno ovviamente non può che essere super valido in quanto la distanza, io lo sapete non sono particolarmente alto, ma la distanza che ho davanti è enorme in quanto appunto sviluppandosi in lunghezza e non in larghezza potrei avere più problemi di là. Tra l'altro io sono un po' più largo che alto, quindi proviamo però a chiudermi all'interno. È la prima volta che lo sto provando, quindi non ho preparato il video prima e devo dirvi che, come magari si nota dalla telecamera, internamente davvero lo spazio vince su tutto. Come sempre, e lo dico ogni volta, trovo molto comodo l'appoggio laterale. Questo bagno devo provare poi a lavarmi il viso se non tocco da qualche parete, e adesso insieme ovviamente lo proveremo perché poi è giusto essere anche super curiosi. Questo bagno secondo me è la scelta alternativa a un bagno R della POSL, un bagno centrale, un bagno con parete duplex, è l'alternativa reale in quanto risulta essere comunque più ampio. Avrei gradito però all'interno, siccome in questo pacchetto 90 ci sono tantissime cose tra cui anche i sensori di retromarcia, avrei gradito all'interno una pedana per la doccia, in quanto essendo in un unico ambiente personalmente era una cosa molto gradita. Tolgo la pedana quando faccio la doccia, la riapplico quando la doccia è finita, quindi l'ambiente rimane sempre molto più asciutto. Ovviamente anche questo è un accessorio in aftermarket, io personalmente la mia l'ho fatta fare dall'Leroy Merlin, quindi ho speso pochissimo, l'ho fatta del materiale che piaceva molto a me, in tech, quindi veramente una scelta super azzeccata. Abbassandomi per lavarmi la faccia, prima volta che lo sto provando, in realtà non ho nessun tipo di difficoltà, ma a porta aperta. Se io dovessi chiudere la porta
probabilmente sì, vi confermo che ci sarebbero più difficoltà. Come vedete, dico le cose positive, anche le cose che avrei gradito di più. Ovviamente stiamo parlando di un van, un 2,05 di larghezza, 2,58 d'altezza, 5,99 di lunghezza. Il miracolo non sempre può riuscire. In questo caso io personalmente ho sempre utilizzato, anche per lavarmi i denti spesso, il lavandino della cucina, essendo davvero, come vi faccio vedere in questo momento, praticamente adiacente a quello del bagno. Il bagno però, il WC può roteare, quindi può essere ancora più comodo per chi invece vuole, appunto, trova più comodo girare leggermente il sedile, il WC stesso, per cercare la posizione. Sotto abbiamo un portarotolo cartigenica, da cui esce la lingetta, appunto, della cartigenica stesso, un ulteriore piccolo spazio, e come vedete anche l'armadio del bagno è servo assistito, quindi un'ulteriore cosa in più per far sì che effettivamente ci sia uno spazio maggiore. Molto interessante è il fatto che può slittare la parte vetro per far sì di poter sfruttare praticamente due ambienti, come ormai il sistema Imer invece vuole, a molla per quanto riguarda sia la parte del bagno. Invece il brand Imer, anche un po' generalizzato, visto anche sul tetto pop-up, ormai sono sistemi che vanno veramente molto in Germania, quindi penso che funzionino davvero bene. In realtà sono semplicissimi, magari esteticamente all'inizio un po' particolari, a me personalmente piacciono molto, però particolari rispetto a tutto il resto, io personalmente apprezzo, perché vai a ridurre il volume ma aumentare. Sarebbe stato molto interessante avere questo riporto anche dalla parte interna, perché se ho un spazzolino, un lavandino, insomma tutto quello che mi serve, uno spazzolino, un dentifricio volevo dire, ovviamente da questa parte risulterebbero più facili da cadere, invece attaccate a parete risulterebbe molto meno facile, quindi magari era più interessante applicarle all'interno. Piano della cucina Dometic, suddiviso in due fuochi come un po' tutti, e lavello tutto in acciaio inox, bello invece rimane, anzi bellissimo il piano della cucina. Tra l'altro questa costruzione e questo colore lo rendono ancora più bello anche al tatto. Frigorifero 90 litri Thetford, compressore, quindi abbiamo un frigorifero che funziona sempre a batteria, quindi una prestazione davvero molto alta. In questo caso super consigliato invece il pannello solare. Detlefs inserisce già una batteria, quindi ovviamente è possibile magari introdurre una seconda batteria. Io personalmente il frigo in testa mi piace veramente molto, poi dipende sempre dai modelli, perché ci sono tanti modelli che per esigenza, per volume e per, insomma, magari il carico anche del garage o del bagno, insomma ognuno poi studia e progetta i van un po', magari sempre un po' diversi l'uno dall'altro. Quindi avendo il frigorifero in testa ci ricordiamo che tutta questa parte andrà persa. Guardate che bella la retroilluminazione, peccato non vederla di sera perché è davvero molto affascinante, come molto affascinante è anche il pavimento, anche esso al tatto veramente bello. Primo cassetto sotto, quindi non troviamo tutte le varie accensioni, spegnimenti di frigorifero e il resto, perché Detlefs li posiziona all'interno del garage. Secondo cassetto e terzo cassetto, che in realtà ad altezza è il primo. All'interno tutto alluminio. All'interno troviamo tutto segmentato, ogni singola parte, quindi andiamo a trovare veramente all'interno una qualità davvero molto alta. Beh, che dire della dinette? Nulla, davvero difetti in questa dinette sono impossibili. Trovo questo veicolo Global Retail 90 della Detlefs davvero, come vi ho spiegato, ben strutturato negli spazi, nella qualità e anche nel prezzo. Questo è un veicolo che si aggira intorno ai 60-62 mila euro, poi dipende molto dalla configurazione. Noi personalmente facciamo un pacchetto, un Barassi Edition, dove è compreso già, volendo, la tendalina, quindi appunto come in questo caso era compresa, pannello solare, retrocamera, quindi insomma davvero personalizziamo il veicolo. Poi purtroppo in questa stagione alcuni sono arrivati senza veranda, sappiamo tutti i problemi che ci sono di produzione, e quindi insieme al cliente abbiamo sempre trovato una soluzione. E se volete trovare una soluzione anche voi, come sempre vi invito a scrivermi a info@centrocaramasbarassi.com se volete conoscermi, se volete conoscere anche il veicolo, è davvero il momento giusto per farlo. Abbiamo ancora ovviamente delle disponibilità, però purtroppo ovviamente ci sono anche molti ritardi, quindi non perdete tempo e pensate al prossimo viaggio, che potrebbe essere
il più bello della vostra vita. Isofix già compreso, esce già in dotazione Isofix. Invece questo tavolo è davvero l'arma vincente, molto simile al tavolo POS in quanto è studiato per far sì che girando questa sezione, che è lavorata in maniera diversa, è perché girando appunto il sedile della guida non va a toccare, quindi viene fatto apposta anche per le persone alte che hanno bisogno di avere più spazio. Ovviamente è possibile girarlo tutto il tavolo, che è possibile traslarlo sia dalla mia parte che dalla parte opposta, dipende come sono i commensali a tavola, diventa davvero un porto armi. Ricordatevi che avendo il frigo in testa non abbiamo un allungo della cucina, ma la cucina, come vi ho fatto vedere, è davvero ottima di postazione e di dimensione. Vi faccio vedere ancora il tavolo come viene poi suddiviso insieme ai sedili della cabina guida, che possono ovviamente girare tutti e due in maniera molto comoda. È compreso anche gli oscuranti plissettati Remis in cabina, e Detlefs ha deciso di presentarsi con una cappelliera sempre molto comoda e un oblò panoramico sopra la nostra testa. Quindi abbiamo davvero un veicolo che anche nei rivestimenti è super delicato, super attuale, quindi davvero top. Postazione per la TV invece viene posizionata sopra, un po' come tutti i van presenti in commercio. Perché scegliere Detlefs? Cosa mi è piaciuto in più di Detlefs rispetto agli altri? Beh, sicuramente questo fattore di avere un pacchetto super completo, super interessante, quindi un pacchetto davvero con dei accessori interni che completano appunto il tutto. Mi è piaciuta l'esperienza che Detlefs ha, nonostante magari, come tutti i van, dei piccoli e non errori, cose che io avrei magari strutturato diverso, ma non è detto che quello che strutturerei io poi in realtà sia giusto. Mi è piaciuto tantissimo l'estetica, il veicolo davvero si risulta essere molto aggressivo alla vendita, perché anche con questa colorazione è davvero molto particolare. Quello che mi è piaciuto meno appunto sono stati questi piccoli dettagli che secondo me potevano essere lavorati un pelo meglio, quelli che vi ho elencato poco fa. Io avrei fatto leggermente diverso, ecco, alcuni di loro li avrei strutturati in maniera diversa, ma sono un commerciale, quindi ovviamente ci deve essere un ma. È possibile farli e migliorarli in aftermarket, giuro, è possibile fare tutto sempre insieme a voi. Io vi auguro una splendida giornata, tra l'altro oggi è una bellissima giornata di sole, con lui, con il protagonista, con Detlefs, con Globetrail, con il 600, con il van, insomma davvero, ragazzi, vivete giornate magnifiche a bordo di lui. Io invece vi ringrazio e vi auguro ancora una volta una splendida giornata. Ciao a tutti!